Salvo Veneziano, tra i protagonisti della prima ed indimenticabile edizione del Grande Fratello che ha rivoluzionato la televisione, ha annunciato la separazione dalla moglie Giusy Merendino. L'ex GFino ha confermato la fine del suo matrimonio, ribadendo che si è trattato di una decisione presa di comune accordo con la sua ex, non glissando sul rammarico che ha accompagnato un simile epilogo. La lunga storia d'amore tra Salvo Veneziano e Giusy Merendino dopo quasi 30 anni insieme si è conclusa, come ha comunicato sui social l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, il quale dopo il successo ottenuto grazie al reality, anche se non ha rinunciato ad ospitate in TV rimettendosi inoltre in gioco nelle recenti edizioni VIP, ha investito soprattutto sulla ristorazione. Sempre molto attivo sui social, dove più volte ha criticato le edizioni del GF VIP condotte da Alfonso Signorini, con cui ha un conto in sospeso dopo la sua squalifica al reality per delle dichiarazioni maschiliste ed aggressive, Salvo ha fatto sapere ai suoi fan della rottura definitiva con l'ormai ex moglie. La loro storia d'amore nata in adolescenza è durata tanti anni, regalando alla coppia la gioia di 3 figli, a cui si sono poi aggiunti 2 nipoti. Salvo Veneziano, matrimonio finito dopo 27 anni insieme alla moglie Giusy prendendo la parola in un post su Instagram, Salvo Veneziano si è limitato a comunicare, dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non durano per sempre. Solo nelle favole. Al post, l'ex concorrente di 2 diverse edizioni del reality, ha allegato uno scatto insieme a Giusy, una foto di coppia scattata durante una serata sui Navigli. Leggi anche, GF VIP. Jaele De Donà provoca Antonino Spinalbese, i gesti sotto le coperte non lasciano dubbi, si è visto tutto, dopo aver affrontato fianco a fianco per decenni gioie e momenti spiacevoli, la coppia ha deciso di separarsi, e l'annuncio ha sorpreso la platea di followers del pizzaiolo, il quale da anni vanta un discreto seguito social. Molti fan hanno commentato increduli la notizia. Qualcuno ha pensato che il pizzaiolo siciliano volesse fare uno scherzo, altri invece da tempo sospettavano che la coppia fosse in crisi. Non sono mancati messaggi di affetto e di sostegno a conferma del fatto che l'ex GFino può contare ancora oggi sulla notorietà che la grande fama del Grande Fratello gli ha lasciato in eredità. Leggi anche, Jessica Morlacchi umiliata sul web, l'accusa orribile dopo le molestie subite da Memo Remigi, per non fare la poco di buono.